prego. Visto innanzitutto complimenti perché avete messo avanti oggi, avete confermato di avere una assoluta organizzazione di gioco, presa a giocare all'avviso aperto. Qual è stata la differenza tra voi e lei? La differenza passa negli anni e dei campionati che hanno fatto i ragazzi. Noi, se escludiamo Noman e poi Boldrini, sono gli unici ultra trentenni, gli altri, il capitano è il più vecchio che ha 29 anni. Che cosa vuol dire? Vuol dire la gestione, quando si arriva alla fine del campionato, il giro di ritorno è un altro campionato stesso, no? Nel senso, noi dopo l'1-0 cercavamo per forza le ripartenze, non siamo stati bravi nello spezzettare il gioco, nel rallentare un fallo laterale, questa è l'inesperienza, no? Invece dopo il 2-1 l'Avellino ha gestito il risultato da squadra esperta, da squadra che sa come vanno gestiti i risultati. Nonostante questo, penso che abbiamo fatto una buona reazione e nell'ultimo quarto d'ora abbiamo cercato anche il pareggio. Però poi, come dico sempre io, ai fine dei 90 minuti ha vinto l'Avellino, complimenti all'Avellino. Spero che la squadra abbia dimostrato che può giocare a calcio con tutti, come abbiamo sempre giocato. Forse siamo troppo belli, però noi siamo il Monterosi, siamo una squadra giovanissima. Abbiamo finito con più under in campo, perciò sono molto orgoglioso. Poi se l'Avellino vince, merito all'Avellino, se vince un altro, merito all'Avellino, ma noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada, che è fatta di giocare a calcio, senza pressioni, senza niente. Dobbiamo essere un po' più furbetti, come dico io, un po' più smaliziati. Se il primo tempo spezzettavamo il gioco, non davamo ritmo alle giocate, un fallo laterale facciamo trascorrere qualche minuto. Però è un dazio che dobbiamo pagare, un dazio che va pagato. Io ne sono consapevole e sono orgoglioso della squadra, di come è venuta qui e a testa alta ha reagito pure a un errore un pochettino che succede a uno che secondo me è uno dei migliori giocatori che noi abbiamo, perciò questo non vuol dire niente, insomma. Altro? Va bene così? Ah, De Concini, spero. Mister, come si è approvato a parte il combattimento? Guardi, l'emozione, devo dire la verità, io ho avuto il piacere di fare il secondo Agostinetti a Sarri e ho fatto 3 anni di Serie B, ho avuto il piacere di giocare all'Ascoli Torino, Grosseto Torino, insomma un'emozione con 40.000 persone a Torino, ok? Perciò è un'emozione, sì, è importante nello stadio, ma io spero che ad Avellino sicuramente l'accompagni molto più pubblico e tornerà a calcare i palconcellici che gli compete. Però è stata una bella giornata di sport, penso che ci hai raccolto bene. E sarà una bella partita agonisticamente, ok? E penso insomma che vi siate divertiti. Poi l'Avellino è abituato ad altri palcoscenici, altri tipi di squadre, consentitemi questo. Io oggi sono orgoglioso del piccolo Monterosi che è venuto qui e penso che ha reso difficile la vita all'Avellino. Poi, come dico io, ha vinto l'Avellino, complimenti. Mister, parlando alla roccia finale, come poi va in grado se rimane questi 7 punti dalla 6 che anche oggi ha vinto la partita dell'ultimo assalto? Guardi, io ho detto prima ai suoi colleghi, cioè le prossime due partite c'è Latte Dolce e Lanusè e Lanusè e Monterosi. Se dovesse far 6 punti in Lanusè diventa difficile per tutti, perché poi però io dico che l'Avellino prima di tutto ha un potenziale che le partite che rimangono le può vincere tutti. Però la Serie D è diversa, la Serie D sono tante componenti, gli episodi, le situazioni, tante piccole cose, però l'Avellino ha un potenziale indiscutibile, ma adesso che siamo a parlare del niente, dell'aria fritta, il problema è che l'Avellino le può vincere tutti, e il problema è che Lanusè deve sbagliare qualche partita, questo è il problema, anche oggi poi vedi quel pizzico di fortuna, fai gol al 93esimo, sono pure quegli anni che poi ti gira quasi tutto bene, no? Ok, però l'Avellino ha il potenziale a vincere tutto. Prima io dico questo, l'Avellino deve fare il suo compito, che è vincerle tutte. Poi, stando dietro, se quelli sbagliano, deve essere pronto a approfittarne. Grazie mille. Grazie a voi. Buona serata.